video del 2017. Questo è un video aggiornamento del What's in my bag. Quindi cosa c'è nella mia borsa? L'avevo già fatto lo scorso anno e quest'anno ho deciso di farvene uno nuovo. Quindi andiamo subito a vedere. La borsa è questa qui, che avete visto nel video dei preferiti del mese di dicembre. Se non l'avete visto, vi lascio giù il link nell'info box e lascio la schedina qui sopra. Quindi per sapere tutte le info sulla borsettina vi conviene andare a vedere quel video. Allora cominciamo subito. Per prima cosa esce fuori la mia mitica bottiglietta d'acqua, che non può mai mancare, la porto sempre dietro, anche perché sto facendo delle cure appunto per il viso. Quindi se vedete degli sfoghi, non so se si vede in video, perché qualche brufoletto qui là per la cura che sto facendo. E quindi la mia acqua, un po' distrutta ma la mia acqua. Poi abbiamo l'agendina, l'adoro veramente, ed è quella là della Moleskine, l'ho comprata qualche giorno fa, semplice, classica nera, questa è la più grande, con la molla e con la copertina rigida, è quella che costa un pochino di più perché costa intorno ai 22 euro, però l'anno, se lo devi cominciare bene, se ci devi scrivere le cose positive sopra, l'agenda deve essere positivissima e quindi io la adoro, semplicissima, fantastica, la porto dietro con la pennina, solo che la pennina adesso ce l'ho giù perché stavo scrivendo delle cosette. Poi abbiamo, sono cose a caso, la borsa l'ho presa così come stava. Abbiamo dei guantini che mi ha regalato mia madre per dicembre, che sono quei guantini che si mettono con le dita dentro, così, eccoli qua. Forse la borsa infastidisce un poco. Sono questi qui, tutti quanti brillantinati, super comodi, e quindi li butto dentro in borsa e ce l'ho dietro con me. Poi abbiamo pacchi di fazzoletti sparsi. Poi le gomme, perché le gomme non possono mai mancare. Degli occhiali da sole, che mi coprono anche il brufolone che ho qui sopra. Comunque degli occhiali da sole molto così easy, buttati nella borsa. Li ho presi quest'estate, mi piacevano tantissimo perché erano tondi, e appunto perché io li uso così buttati, quindi vanno benissimo. E ho buttato anche gli occhiali da vista, che sono più o meno sono da riposo. Ce li ho così, non so per quale ragione. Poi le chiavi di casa con questo mitico, e dico mitico, portachiavi, spero che lo vedete bene, di Maison du Monde, no che cavolo dico, della Duree, che comprai in Francia, con questa colorazione fantastica, la Torre Eiffel, vabbè, la amo questo portachiave. Poi ho l'iPad per ascoltare la musica, ma in realtà sto ascoltando la musica sul cellulare, quindi Spotify. Non so neanche se il cellulare è qui o sparso nella borsa. Ah no, è qui. Vabbè, ho il cellulare, che è un iPhone 6S. Ho fatto anche un video, se non sbaglio, delle applicazioni che ho sul cellulare. Quindi ho la bumper in questo momento come cover. Poi, che non è tanto utile perché comunque dietro lo sporco. Ah, poi ho il Kobo, quello in versione mini, che sto leggendo appunto il libro sulla verità sul caso Harry Quebert, che se non erro ve l'ho messo nei preferiti del mese di dicembre sempre. Poi ho caramelline, quelle lì, ne avevo anche altre ma adesso non riesco a trovarle perché la borsa non ha le tasche, cioè vi faccio vedere, non so se si vede, è un casino immenso. Comunque ho quelle caramelline che danno nei bar vicino al caffè, io me le prendo perché ogni tanto le mangiucchio quando studio. Poi ho il bastone per il selfie, perché lo uso per fotografare gli outfit o le cosine in giro, ed è quello là piccolino che si piega, quindi è comodissimo, lo adoro. Poi adoro il colore, mi piace tantissimo. Poi cosa abbiamo più? Vabbè, abbiamo il portafoglio, che è questo qua simil moschino, con appunto gli orsetti, super comodo. Poi che abbiamo più? Ah sì, ecco, aspettate, sto recuperando le altre cose. Abbiamo un power bank, questo qui, che mi piaceva tantissimo perché si abbina tantissimo al telefono, sono dello stesso colore, l'ho pagato intorno ai 10 euro, l'ho preso dai cinesi, fantastico, e però carica una sola volta, non vi aspettate quante volte vi carichi.
Poi ho a caso un rossetto che è quello della Essence Nude Look. Nude Look, vabbè, mi invento le cose. Si chiama Come Naturally e mi piace tantissimo, fa delle labbra morbide e il colore è stupendo, se non sbaglio è questo, sì, perché ce l'ho in borsa. Uno scontrino a caso di, vediamo, ah sì, di un pub, io sono andata a mangiare un panino l'altro giorno, e le cuffie naturalmente ingarbugliate dell'iPhone, e basta, non vedo più nulla, nulla. Ah, questo qua, un portafoglio di Elvira Martini, edizione molto vecchia, dove ci tengo tutte quante le caramelline, così, cali di zuccheri, eccetera. Vabbè, questo era il mio What's in my bag. Sì, what's in my bag. Dovrebbe essere così. Comunque, cosa c'è nella mia borsa per gli italiani? E detto ciò, io spero che il video vi piaccia. Mi raccomando, mettete un like, tanto non costa nulla. Vi mando un mega grosso bacio. Sognate in grande, siate gentili e ci vediamo al prossimo video. Ciao!